Come ti permetti, quello che per me era qualcuno mi sembrava una manifestazione sublime dove i miei sensi non servivano più, un qualcuno che mi allontanava dai ricordi, dalle sensazioni, dagli incontri e nello stesso tempo rispondeva alle mie eterne domande. Perciò chiesi a qualcuno, l'altro ieri nell'ospedale geriatrico dove lavoro, sono morti bruciati nella notte quattro vecchi. La mattina Alessia, l'impiegata detta all'accettazione, aveva chiamato per il ricovero quattro nomi nuovi dell'elenco dei ricoverandi. In qualche punto d'Italia, in quattro case diverse, un quartetto di vecchi attendeva quella chiamata per impacchettare i pochi oggetti indispensabili ed entrare in ospedale con la speranza di essere operato di cancro. Ma con quale speranza? Quella di sopravvivere al massimo per altri due anni se l'operazione va bene e la chemio funziona? Ma come ti permetti tu di giudicare chi non vuole morire pur essendo vecchio? Mi rispose qualcuno, non capisci che ciò che decide il comportamento di ogni individuo è solo il suo grado di evoluzione è possibile che pretendi ancora che gli altri abbiano il tuo stesso sentire la comprensione per gli altri che tu non hai è tenerezza, calma, calore, docilità, duttilità ed è anche essere servo del grado di evoluzione altrui